Cari studenti, gentili professori, in questa scheda parliamo del prodotto interno lordo, o anche comunemente definito PIL, che è un po' come il prezzemolo in cucina, entra un po' in tutte le ricette e quindi è un ingrediente importante che bisogna saper maneggiare in modo giusto al momento giusto. Noi abbiamo in questa scheda due articoli che parlano appunto del prodotto interno lordo, di questo indicatore, come si sta muovendo nelle varie aree del mondo, quali potrebbero essere gli sviluppi del PIL all'interno, ad esempio, dell'Italia o dell'Unione Europea. Ora, il PIL è un indice molto sintetico, che significa all'interno di un paese saper calcolare in modo appropriato quali sono i valori economici e i prezzi di mercato delle produzioni dei beni e servizi finali. Dico finali nel senso che quando calcoliamo il PIL di uno Stato non bisogna inserire i prodotti intermedi, perché i prodotti intermedi, vale a dire un semilavorato che viene utilizzato ad esempio per produrre un'automobile o la pasta, non possiamo calcolarlo due volte, dobbiamo calcolarlo soltanto al momento in cui diventa prodotto finale e quindi non calcolare i prodotti intermedi. Ora, il PIL è un indicatore molto importante perché consente di fare ogni riferimento ad altre grandezze, mettendole a confronto, facendone degli indicatori più completi. Noi, ad esempio, abbiamo il prodotto interno lordo, il PIL nominale oppure quello reale, sono due cose diverse perché, ad esempio, quello reale espunge dal calcolo del PIL l'andamento dei prezzi, che potrebbe altrimenti entrare e condizionare il calcolo del valore. Oppure calcoliamo il PIL pro capite, vale a dire quanto PIL un paese mette a disposizione dei suoi cittadini, e quindi sono rapporti molto importanti, come pure quello tra il PIL e gli indicatori dell'intervento dello Stato, quali il deficit pubblico e il debito pubblico, che vanno opportunamente messi a confronto del PIL per capirne effettivamente la dimensione. Però il PIL è un indicatore di carattere quantitativo e quindi molti economisti, molti osservatori dicono che bisogna tenere conto anche delle variabili qualitative. E quindi ci sono altri indicatori che, partendo anche dal PIL e tenendo in considerazione anche il PIL, però tendono anche a favorire il calcolo, ad esempio, delle grandezze quali il benessere, la situazione ambientale, oppure ancora la durata della vita, oppure ancora la cultura, la scolarizzazione, l'alfabetizzazione. Quindi, ad esempio, l'ONU ha l'indice dello sviluppo umano, oppure ancora ci sono gli indici della felicità e la misura del BES, vale a dire il benessere equo e sostenibile. E quindi, ripeto, il PIL è un indicatore importantissimo, ma comunque che va inserito, considerato insieme a tante altre questioni per dare all'economia una visione completa della cultura, del benessere e delle questioni che sono aperte nei vari stati. Ora, un ultimo aspetto importante è quello che è molto discusso tra gli economisti, se il PIL può essere fatto crescere oppure no. Ora, io vi suggerirei di considerare che l'economia non è una bacchetta magica in mano a nessuno, non possiamo pensare di fare quello che vogliamo con l'economia. L'economia ha i suoi parametri, le sue tendenze, i suoi andamenti, e certamente è importante poter stimolare l'economia, considerare gli aspetti culturali, i comportamenti sono molto molto importanti, e tutto ciò è economia che va considerata congiuntamente per vedere appunto anche poi gli effetti sul PIL. Ora, poiché però le idee sul PIL, sulla sua possibile crescita, sono anche diverse tra i vari economisti, nella scheda proponiamo anche che i ragazzi e le classi sviluppino dei momenti di debate proprio su questa questione di qual è il significato del PIL e se si può in qualche modo farlo crescere oppure non è possibile, bisogna fondarsi su altri principi e su altri criteri. Buon lavoro quindi!